Questa mattina ho la prima visita al centro che devono vedere se sono idonea al percorso. Intanto fuori nevica. Con Chiara oggi abbiamo fatto la prima visita, che è quella che ci serve per capire se il paziente è candidabile al posizionamento del palloncino. Quindi, dal punto di vista nutrizionale, abbiamo prima raccolto quelli che sono i dati dell'anamnesi alimentare, perché poi su questo sarà importante lavorare quando il palloncino sarà posizionato. E un'altra valutazione, oltre a quella del peso e dell'altezza che ci servono per calcolare l'indice di massa corporea, è quella della bioimpedenza, la valutazione della composizione corporea in termini di massa magra, massa grassa, liquidi. Questo perché l'obiettivo che noi abbiamo con il palloncino è quello di realizzare una riduzione che cada sulla massa grassa e che tenda a conservare il più possibile la massa magra. Il percorso che noi vogliamo fare nelle 16 settimane in cui è posizionato il palloncino è quello di un accompagnamento verso quella che è l'educazione alimentare, cioè il paziente dovrà sfruttare queste 16 settimane per acquisire uno stile alimentare. Con Chiara oggi abbiamo fatto un primo colloquio conoscitivo dove abbiamo raccolto un po' le sue motivazioni, le sue aspettative e ovviamente quello che lei vorrebbe essere dopo questo programma. Il peso ideale è 60 kg. Allora, in primis un'idea di bellezza e poi anche la libertà comunque di andare al mare e indossare il costume senza avere alcun pensiero, di indossare tutti i vestiti che magari mi piacciono e che adesso non posso indossare. Ok, senti che negli ultimi tempi questa tua libertà, soprattutto anche nelle relazioni e nella tua vita quotidiana, è stata influenzata da questo aumento ponderale? Allora, diciamo che qualche volta sì, può aver influenzato tutto questo, però sono convinta che se starò bene con me stessa, poi starò bene anche con tutto il resto. Si è dimostrata una ragazza che possiede molte risorse per poter aderire a questo programma e avere un ottimo successo. Mi viene in mente, per esempio, quando ha riferito di avere una rubrica di cucina e di aver usato il periodo del lockdown per riflettere un po' su se stessa e produrre qualcosa di nuovo. Sono tanto appassionata di cucina e cucino molto spesso, e quindi quando cucino mi capita di assaggiare, spizzicare ancora prima di aver servito la cena a tavola. Quindi hai una rubrica di cucina. Beh, fantastico! Quindi questo possiamo utilizzarla anche come risorsa per il post posizionamento, perché vedrai che servirà molto questa tua creatività in cucina, soprattutto in un ambito di restrizioni alimentari, soprattutto all'inizio. Viene fatta un'accurata analisi delle condizioni cliniche del paziente, quindi viene studiata a 360 gradi, quindi sia per malattie mediche sia per malattie direttamente gastroenterologiche. Il palloncino è questo volume di un materiale plastico che viene riempito con 550 cc di acqua, quindi il peso corrispondente che tu avrai nello stomaco e il volume che occuperà è esattamente questo. Lo senti di cosa si tratta? Il palloncino in qualche maniera è un educatore dei ritmi alimentari, è un educatore dei tempi alimentari anche, della regolarità dell'alimentazione nel corso della giornata, della normalità di cibi che vengono, non c'è nessuna limitazione ai cibi, però questo comporta per il paziente il vantaggio di sapersi riconoscere nell'atto dell'esagerazione, quando viene rotto il patto con se stessi. Per quanto riguarda il mio aspetto, credo che sia candidabile al posizionamento del palloncino. Che ne pensate voi? Ma anche per quanto mi riguarda, insomma, Chiara è candidabile al posizionamento.
non ha disturbi alimentari né non ha diciamo patologie pregresse, psicopatologie pregresse, per me appare idonea.